Cari fratelli in Cristo, è con immenso amore e gratitudine che invio i miei saluti e benedizioni a tutti, nel nome del nostro amato Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Oggi, porto un messaggio pieno di vita e speranza, tratto dal libro di Giovanni 16 e 13. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Permettendo allo Spirito di Dio di entrare nella nostra vita, siamo condotti verso la verità. In questo contesto, la verità rappresenta la parola divina. Quando lo Spirito della verità è presente in noi, siamo guidati verso la verità. Ma perché dovremmo permettere alla parola di Dio di guidarci? Questa domanda può sorgere mentre contempliamo questo versetto. La risposta è semplice: è solo attraverso la parola di Dio che troviamo vita e perdono. Essa ci libera da ogni catena e ci conduce alla vera felicità. Cari figli di Dio, vi invito ad aprire spazio nei vostri cuori allo Spirito Santo, permettendogli di guidarci. Quando lo Spirito di Dio abita in noi, riceviamo forza e coraggio. Pertanto, invitiamo lo Spirito Santo con sincerità, dicendo: Signore, ti invito a entrare nel mio cuore e a rimanere in me. Egli ci guiderà in ogni circostanza della vita, dalle nostre parole al nostro lavoro quotidiano. Egli è il nostro maestro e ci insegnerà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Oggi, apriamo spazio nei nostri cuori per lo Spirito Santo e per la parola di Dio, che Egli semina in noi. Facendo ciò, vedremo grandi cose accadere nelle nostre vite. Che le nostre azioni siano guidate dalla saggezza divina e che i nostri cuori siano colmi d'amore e compassione. Se desiderate ricevere ulteriori benedizioni e ispirazioni quotidiane, vi invito a lasciare le vostre email nei commenti e a iscrivervi a questo canale benedetto. Che la pace e l'amore di Cristo siano con tutti voi, oggi e sempre. Che lo Spirito Santo illumini il nostro cammino e ci conduca alla vera felicità. Amen.